Dopo le notizie rientriamo in studio, io sono in compagnia dell'architetto Mario Capalbo, presidente dell'AMACO. Benvenuto. Grazie. Allora, la gestione dell'AMACO sicuramente sarà non semplice, ovviamente il suo ruolo è un ruolo importante. Raccontiamo ovviamente come si sta strutturando l'azienda e che tipo di potenziamento ovviamente sta approntando sui territori. La politica che sta adottando l'AMACO da quando diciamo, questa amministrazione, l'amministrazione Occhiuto, in forza al Comune di Cosenza, è una politica mirata al servizio, quindi il più possibile strutturata su tutto il territorio diciamo, cosentino. Abbiamo tentato anche, a dire il vero, di potenziare il discorso anche sull'area urbana, però abbiamo avuto dei problemi, come noto. E oltre ovviamente al servizio canonico, che è quello degli autobus, quindi del servizio urbano, stiamo pensando e stiamo già approntando dei bandi per strutturare il servizio di car sharing e bike sharing. Spieghiamo che cos'è, Presidente. Beh, il bike sharing sarebbe il car sharing, come ormai tutti sanno, sarebbe l'utilizzo collettivo delle macchinette, delle macchine e delle bici. Quindi a presto faremo questo bando dove troveremo un partner per poter condividere questo servizio e mettere quindi alla disponibilità dei cittadini di Cosenza e non solo di Cosenza questo ulteriore servizio. Sì. Ecco Presidente, quali sono diciamo, le zone che ancora diciamo, hanno delle criticità e che tipo di aiuti vi servono anche da parte delle istituzioni? Ma le zone, noi abbiamo purtroppo avuto in questi anni dei tagli considerevoli da parte della Regione Calabria. Se lei pensa che abbiamo avuto in quest'ultimo biennio un taglio di 765.000 euro annuo e nonostante tutto noi siamo riusciti a dare i servizi ai cittadini e non solo sui corrispettivi ma abbiamo avuto anche un taglio chilometrico. E ancora più grave è l'ultima delibera che è stata approvata dalla Regione Calabria dove prevede un ulteriore taglio sui servizi. Guardi, noi facciamo attualmente. Ecco, come si riesce a fronteggiare? Guardi, noi facciamo attualmente, sviluppavamo 2.250.000 chilometri circa. Da 2.250.000 siamo passati a 2.012.000, quindi riduzione di chilometri. A volte la gente non sa certe cose, no? Perché dice ma le corse sono diventate. Beh, questo non dipende da noi. Perché ci noi, sono dei problemi ovviamente a monte. Perché l'organizzazione, cioè la programmazione è della regione, quindi la regione ci impone poi dei tagli lineari e quindi noi siamo costretti a stare in questi limiti. Rally. Ecco Presidente, brevemente in chiusura, cosa chiede l'AMACO alla Regione Calabria? Beh, di prestare un po' più attenzione a questa cosa. Per esempio, l'ultima occasione è stata quella, adesso c'è il fondo per l'acquisto autobus. C'è il fondo 2013-2014, ancora le aziende non hanno visto nemmeno un euro. E le dirò di più, nel fondo 2013, ma anche nel quello 2015 e 2016, ma il 2013 che doveva essere già erogato, nella programmazione la Regione Calabria non ha previsto nemmeno l'acquisto di un bus urbano. Forse mi va di dire che le città di Cosenza, Catanzaro e Lamezia non portano lo stesso colore, ma questo è un politico. Questo solleciterete la Regione Calabria per scrollare un po', per diciamo, gestire meglio la situazione. Io, in chiusura, Presidente. Sì, sì, io in queste occasioni ci vorrebbe maggiore attenzione anche da parte dell'opposizione amministrativa. Invece fanno una opposizione strumentale e senza guardare al passato e senza guardare quella è la programmazione della Regione Calabria, quindi del partito della stessa coalizione loro. Quindi a volte queste cose lasciano un po' così
sbigottiti perché non si guarda a quello che è stato e a quello che è stato fatto, soprattutto nella città di Cosenza e soprattutto in questa azienda che si è dovuta accollare molte spese e non ultima anche l'assorbimento di dipendenti provenienti da Cosenza Multiservizi, che è fallita, che e per cui assorbire i dipendenti di questa municipalizzata. Presidente, speriamo che le criticità vengano fronteggiate presto, nel frattempo le auguriamo buon lavoro. Nel frattempo noi stiamo programmando e le dirò una notizia, sì. Domani arriverà un nuovo pulmino, 9 posti, per il trasporto anche disabile, per la navetta che facciamo, per il servizio che facciamo per l'aeroporto di Lamezia Terme. Abbiamo già acquistato 5 autobus, questi sempre con le nostre forze. E allora, in bocca al lupo, Presidente, e buon lavoro. Grazie ancora all'architetto Mario Capalbo, Presidente dell'AMACO, e noi ci vediamo domani. Grazie.